Qualsiasi cosa ci condisci col pecorino viene buona. Hai mai provato il cornetto a mattina col pecorino sopra? Ci metti un Pecorino po' di e zuppi entro crema. latte. È una cosa meravigliosa. Il pecorino, regà, è patrimonio dell'UNESCO. Io sistemerei l'ora, perché vedo l'ora che secondo me non sta messa bene. Signori, welcome back dai Gestas, da città di Castello. Oggi siamo venuti a trovare intanto un posto che ci avete consigliato, ma la prima cosa che siamo venuti a fare, anzi abbiamo approfittato perché dato che ci avete consigliato questo posto, c'era lo chef che stava facendo lo street food e qui da queste parti, e siamo venuti a coniugare le due cose. Siamo venuti a trovare lo chef. Non riusciamo mai a stare in tre, e con l'occasione abbiamo detto facciamo tre piccioni con una fava. Gli andiamo a fare una sorpresa allo chef stamattina, infatti ha apprezzato tantissimo. Allora, tornando a quello che dobbiamo andare a fare oggi, ci avete consigliato questo posto che sta qui a Città di Castello, che tra l'altro prima volta veniamo a Città di Castello. Prima volta che giriamo a Città di Castello, ma in realtà anche per noi, perché io ci sono stato una volta solo nella mia vita, Luca mai. Sì, io è la prima volta che vengo qui e devo dire che non è manco male, è carina. Città di Castello, carina. Abbiamo visto un po' di trattorie che stanno qui, che così ci siamo fatti anche un po' una lista delle prossime che magari possiamo venire a vedere, però oggi abbiamo voluto dalla precedenza quella che ci avete consigliato. Trattoria il Grottino. Trattoria il Grottino. Siamo al confine tra Umbria e Toscana, quindi ci aspettiamo anche qualcosa di diverso dai grandi classici. Sì, qualche influenza, insomma, magari toscana ci potrebbe stare nel menù. Poi, raga, ovviamente dovete seguire tutto il video perché lo sapete che non vi spoileriamo nulla, anche perché oggi onestamente non sappiamo nemmeno se si magna forte, come si magna, se si magna, come ho detto l'altra volta. Ci vediamo tra poco, perché? Perché la fame è tanta, la sete ancora di più, ragazzi. Quindi andiamo a mangiare, dai. Andiamo, va. Andiamo. Siamo entrati intanto, non mi sembra male, ci ha portato subito il menù. Comunque, ragazzi, volevo dire, l'accoglienza fantastica, il proprietario, credo sia il proprietario, gentilissimo, subito ci ha portato in sala. Siamo venuti presto, a mezzogiorno e mezzo, in modo così possiamo girare con calma, e stanno finendo la mise en place. Comunque devo dire, il locale è carinissimo. Nell'altra sala ci sono i tavoli in legno, questa è la parte, credo una volta era esterna perché c'è tutta l'apertura, tipo balconcino molto carino, con i tavoli in plastica. E probabilmente questa si toglie la copertura e l'estate stai da paura qui la sera. Comunque sta freschissimi, bello bello, molto accoglienti. Tovaglietta, bicchieri semplici, menù stampato, facilissimo sia da ristampare o da correggere, quindi anche a livello pratico. Una serie di antipastini, antipasto vegetariano, antipasto misto con brand pane tostato servito con salsa e una scelta di sopra il formaggio, bruschettine, assaggio di formaggi, bruschette stracciatella di bufala, 1, 2, 3, 4, 5 primi, quindi un'ottima scelta, vari secondi, ragazzi, dolce, caffè e contorni. Noi abbiamo ordinato, però non glielo diciamo. No, non perché diciamo come niente. Al solito non gli spoiler... Ma perché non riesco a dire mai sta parola? Non gli spoileriamo nulla. Perché devono continuare a seguire il video e vedranno che cosa abbiamo preso. Abbiamo preso una cosa particolare che paradossalmente non è né di qua dalla parte dell'Umbria e né di là dalla parte della Toscana, perché voi sapete insomma che siamo al confine. Tra l'altro c'erano la ribollita che eravamo tentati, perché la ribollita sapete è il tipico piatto toscano, ma regà, oggi fa 35 gradi. Non è il caso, non mi sembrava il caso. Abbiamo ordinato anche da bere. Non ci ha ancora fatto prendere il secondo, perché ci ha consigliato prima di mangiarci antipasto e prima. A noi ci piace sta cosa, perché questo vuol dire che lui sa che le porzioni... Io non dico niente. O non si rende conto quanto mangiamo noi, non si è reso, non si è, non, non so, sa. Ma no, non lo sa. O so porzioni, sa, però... che comunque sia, ci potrebbero evitare di prendere il secondo. Però con noi se la gioca, perché secondo me poi pure il secondo alla fine... Comunque andiamo a assaggiare anche il buon vino che ci ha portato, perché è un piccolo produttore di Cortona, come ci raccontava il titolare. Chiaramente Sira, siamo a Cortona, quindi di Sira è la patria del Sira. Misto Merlot, vino sfuso, solamente acciaio, 14 gradi. Ragazzi, assaggiamo. Naso interessante. Io non dico niente. Io aspetto sempre la faccia di Lorenzo. Dammi il telefono, oggi sono stato
Non ho messo espressioni, assaggialo. Se Lorenzo fa così, cioè, o c'è qualcosa che non va, o è strabuono. Sembra da profano, sembra un buon vino. No, per ragazzi, essere poi un vino della casa, che appunto quello volevo dire, vino della casa, cioè un naso interessante, insomma, nulla di troppo complesso. Chiaramente è un vino che fa solamente acciaio, però riconosciamo che è Syrah. In bocca piacevolissimo, ecco, forse vendemmia un po' più tardiva, cioè stanno quasi abboccato, no? Rimane sì, abbastanza dolce in bocca. È un bel vino, ragazzi, un bel veramente vino, un bel vino. Che comunque sia, ripeto, per essere un vino della casa, non è scontato che ogni volta troviamo sti vini della casa, no. Alcune volte l'abbiamo trovati delle robe, regà, che voi lo sapete. Che... spesso e volentieri, ragazzi, c'è. Allora, ragazzi, è arrivato il primo antipastino, è arrivato anche il cestino di pane, con la bustina, come ci piace sempre a noi, pane comune, fresco di giornata, due tipi di formaggio, salame, capocollo, prosciutto, bruschettina con peperoni, rucola e formaggio e una bruschettina con una tartare. Caro Luca, allora prosciutto, vabbè, prosciuttino classico, nulla di... tagliato a macchina, lo vedo. Tagliato a macchina, sì, non è chiaramente... non è un prosciutto salato, secondo me siamo su una qualità media come prosciutto. Il capocollo dall'aspetto mi ispira di più. Bello stagionato, buono. Salamino non è chiaramente un salame tipico della zona. Salumi onesti, ragazzi. Poi venendo dalla patria dei salumi, quando vai fuori, no? L'abbiamo detto un sacco di volte. Quindi siamo quando sempre difficili e viziati, perché ecco, certo, venendo appunto da Castelluccio, Norcia, Montefalco. Bruschettina, peperoni. Pane croccante, lo sento da qui. Pane croccante. Caldo, Luca? Tiepido. Non è caldissimo. Però bello, croccante, è un buonissimo pane, tra l'altro. Appunto fatto al momento, quindi. Buono. Non è panciato. Buono. Piccante ce ne ci sta, ma non ce ne sta poco, quindi giusto, buono. Il caro Balluca, ragazzi, ha spazzolato tutto, come sempre, ma non avevamo dubbi. Finito tutto. Assolutamente. Io. Comunque voglio dire una cosa, precisare, che la bruschetta non era una tartare normale, ma era una tartare di Angus, che loro nel menù hanno l'Angus marinato versione tartare. Quando arrivano alla fine del pezzo intero, con i culetti di Angus vengono macinati o a mano o a macchina, come il caso di oggi, marinati, sale, olio, aceto e limone, e vengono fatti così sulla bruschetta, infatti piacevolissima. Buono, era buono. Bravi ragazzi. Altro è piacevolissimo, è buono. Oh, raga, di pasto a 10 euro, comunque è chiaro che i salumi erano, passatemi il termine, nella norma, commerciali, però buoni, comunque di qualità, c'è bruschettine sta, simpatiche. Comunque siamo partiti abbastanza bene. Comunque siamo partiti bene. Il vino della casa, come abbiamo detto prima, Syrah di Cortona, tutta questa influenza toscana ci piace. Grazie, caro. Che ci porti? Parmigiano, pecorino e parmigiano normale. Parmigiano e pecorino, grazie mille. Parmigiano e pecorino. Dentro questi due contenitori carinissimi. Dettaglio. Dettaglio. È freddo. Cioè, no, è gelato, ma è freddo. È quindi? Gelato. E quindi, diciamo, l'odore ci sta pure, però, guarda. Dentro, non so se vede. È un po' rimasto incollato perché è un po' surgelato. Vabbè, ci sta, ragazzi, magari metti in frigo senza svuotarle, ma in realtà andrebbero svuotate e rifatte tutti i giorni. Pozze, no. Allora, ragazzi, sono arrivati i primi a tavola, dal buon Luca e dal buon Lorenzo. Qui abbiamo gli strascinati. Che non glieli so far vedere perché prima c'è una cosa che che noi avevamo chiesto degli strascinati pensando che fosse il piatto pugliese. Ingenuamente. Ingenuamente. Tipo le orecchiette, no? Gli strascinati. Gli strascinetti. Invece no. Ta-da-da-da. Questa è la vera storia dei strascinati. Che io la lascio di questo così, locale. Al limite mettete pausa e ve la leggete. Comunque, ragazzi, gli strascinati. In parole povere. Racconta, dai, la storia che in realtà non è un piatto. Nei tempi appunto del Medioevo, che succede? Avevano questi carcerati di sotto che non so chi diede l'ordine appunto di tirarli con i buoi e i cavalli, strascinandoli fino alla morte. Ah, okay. Quindi gli strascinati nasce per questo motivo, quando invece una buona donzella fece con l'ultimo maiale, un po' di guanciale, uovo e salsiccia, fece questo piatto improvvisato all'improvviso e fece cambiare idea a questo nobile che voleva strascinare questi carcerati praticamente. E quindi detto il nome agli strascinati appunto grazie a questo quello. E io li faccio vedere perché non li ho fatti, ragazzi, ancora vedere. Infatti, in realtà sono maltagliati con uovo
guanciale, salsiccia, pecorino. E adesso capite parmigiano. Perché tu voi immaginate quando sono arrivati adesso al tavolo, io ho ordinato le strascine e ho detto no, aspetta un attimo, l'ora perché che si sono diventati matti qua dentro. E invece in realtà è bellissima perché questa cosa non la conosceva. Questa ma, è ma quante storia. Cose imparate voi gestas, raga? Quante cose ragazzi. Imparate? Siamo tipo super quark. Tipo. Comunque qui se no si fredda tutto. E okay. Se no strascinerò io Luca fino alle vai, porte. Assaggiate subito si strascinati, dai. Diamo una bella mescolatina. Piatto invitante, all'apparenza molto invitante, ma tagliato pasta all'uovo. Come li chiamava la mia buona nonna, i tagliati qua e là, perché li faceva lei fatti in casa con queste teglie enormi di pasta all'uovo e tagliava qua e là. Se l'avessi mangiato alla cieca è una finta carbonara, ragazzi, perché comunque c'è l'uovo sbattuto, pepe nero, c'è del guanciale, la salsiccia, che è una carbonara rivisitata con il mal tagliato a tutti gli effetti. Alla fine non me lo sarei mai aspettato che era di fatto una carbonara con i mal tagliati. Che praticamente, capito, erano rimaste quattro uova, era rimasto questo guanciale, un po' di salsiccia con un po' di pasta all'uovo improvvisata, questa pasta all'improvviso salvò la vita a questi detenuti, appunto. Ragazzi, qui è storia, e poi ecco a tutti gli effetti una carbonara rivisitata, perché chi è a casa che magari finisce il guanciale, oh, ci metto un po' di salsiccia, una cosa simile alla carbonara, okay, ecco. Una cosa simile alla carbonara, magari io non mi basta il guanciale per tutti, io ci metto la salsiccia. Ma personalmente mi è capitato a casa, a te no Luca? No, la carbonara è una cosa seria e non si gioca con sta roba, raga. Con i sentimenti non si gioca. Giochiamo con tutto, non giochiamo con la carbonara, vabbè. Però, comunque, però insomma è un piatto apprezzabile, insomma, tra l'altro storico, perché insomma c'è una storia, quindi ma non c'è, la conoscevo, e c'è una storia dietro, è bellissima sta cosa che abbiamo conosciuto oggi. Sì. Senti, tra l'altro a parte Luca, che dico sicuramente l'ho fatto in casa, insomma, tagliato, si vede buono, mal tagliato buono, l'uovo lega benissimo, fatto in maniera ad hoc, salsiccia cotta bene, il guanciale sopra era croccante, nell'amalgamare tutto è un piatto molto equilibrato, il pepe non è invasivo, anzi c'è un'ottima persistenza, anche un pepe di qualità. Bella pure da vedere. Cremosa, tra l'altro voglio puntualizzare una cosa, che sono delle porzioni molto abbondanti. Molto abbondanti. Pasta, comunque. Quindi, buono, buono così. Allora, andiamoci a assaggiare questi pici. Crema di pistacchio, salsiccia. Devo dire, dall'odore che mi arriva, ma non mi pare male. È una roba di quelle belle proprio... Questo non credo sia fatto a mano, insomma, roba de pastificio, però ci sta, il pistacchio risalta abbastanza, insomma. Che c'è sia la crema di pistacchio che il pistacchio intero, vero? Si sente il pepe. Non so, gli manca quella spinta, un po' di sapidità, un pochino in più. Strano perché c'è la salsiccia. Beh, il pistacchio c'ha una tendenza dolce. Forse... ci ha portato il pecorino, raga, io ancora non ce l'ho messo. Mettici un po' di pecorino, infatti. Sto assaggiando così. Potrebbe essere la soluzione giusta, perché col po' di pecorino sopra ci sta, insomma. Diciamo che senza pecorino manca un po' di sapidità, un po' di spinta. Nulla toglie che è una buonissima pasta, anche perché la pasta è cotta benissimo, fatta bene. Però ecco, ci manca un pochino quella che magari la risolviamo col pecorino. Dai, col pecorino ci siamo riusciti. La risolviamo col pecorino, dai, alla fine. La sto buttando la pasta da praticamente da tutte le parti, raga. Sto un disastro. Mo ragioniamo. A parte il pecorino, raga, è un po' come quando fa la roba fritta, come quando metti la roba in mezzo al pane. Il pecorino, dove lo metti il pecorino? Io penso pure sul cornetto la mattina, come mettete aperto il pecorino, qualsiasi cosa ci condisci col pecorino viene buona. Hai mai provato il cornetto la mattina col pecorino sopra? Cioè metti il pecorino e crema. È una cosa meravigliosa. Il pecorino, regà, è patrimonio dell'UNESCO. A parte gli scherzi, le cazzate, insomma, è stato giusto. Ecco, adesso così è perfetta, perché ci mancava quella puntina di sapidità. Tra l'altro, sto pecorino è bello sapido, bello tosto, bello ignorante. Quindi sopra sta pasta che gli mancava proprio quella giusta spinta, stato addio. L'ha resa proprio perfetta, regà. Cin. Abbiamo ordinato una porzione di polpettone, poi in realtà mezza. È mezza, in realtà mezza è mezza porzione, perché poi diciamola tutta.
gli abbiamo detto: guarda, i secondi li ordiniamo dopo al limite. Mo veramente erano tanti, i primi erano, cioè, belli abbondanti. Quindi alla fine abbiamo detto mezza porzione, e mezza porzione è questa, sono quattro fette di polpettone belle. Comunque, l'odore è buonissimo, c'è una salsa tipo fondo bruno di carne. Ragazzi, mi fa pensare al polpettone che faceva nonna mia, zia, esatto, proprio il polpettone di casa. Qui pranzi delle domeniche. Oh, regà, non ve lamentate, perché oggi vi abbiamo portato tutti i piatti che non abbiamo mai, a parte noi non abbiamo preso, perché il polpettone, gli strascinati, ma anche fossero stati quelli pugliesi, non li abbiamo mai presi, addirittura a maggior ragione in questa maniera qui. Ma te lo lascio sul piatto, tanto. Il polpettone non l'abbiamo mai preso, quindi oggi tutti inediti. Oggi una cosina veramente differente. Su fondo bruno sopra, saporito, fa bello deciso. Sì, ti salta il piatto, proprio lo senti, è bello saporito, ragazzi. Polpettone mangia a casa la domenica, top, buono. Quello da zia, da nonna. Al centro è succulento, fuori è più croccante. È una di quelle cose che ti accendono tantissimi ricordi. Te lo faccio vedere, prima non so se ho fatto il primo piano, e te lo faccio vedere per bene. Al naso mi sale subito sto fondo che diceva Lorenzo, che è veramente importante, proprio importante. E secondo me poi adesso a gusto te fa la differenza sul piatto. Buono, sento il pane, quel tipico col polpettone che ti faceva tua nonna, che quando non è a pranzo la domenica te faceva trovare il polpettone, che tu ci facevi pure la scarpetta dopo la fine, è quello regà. E siccome noi in questo canale tutte le volte parliamo sempre di emozioni, quando poi proviamo un'emozione del genere a mangiare anche un polpettone semplice, per noi, raga, già la giornata ci ha fatto la differenza, sto posto ci ha fatto la differenza, bravi. Però siccome noi siamo dei magliari e non c'è pasta, non potevamo non chiudere con la torta, signore e signori, con crema e noci. Crema e noci, allora, il tiramisù non l'abbiamo preso perché se no non c'è lì, e io mi fido mai a prendere quale il tiramisù, ma non c'è lì. 5 dolci. C'erano 5, c'era una cheesecake, c'era la torta e ricotta e pere, c'era qualcosina, insomma. C'erano i tozzetti col vin santo, c'era appunto il tiramisù e la torta. Però, signori, siccome lui è ancora cagazzi e la ricotta e pere se la mangiava e la cheesecake quella no. Ah, lui questa con le noci, con la crema di noci, che cos'è allora? Noci e crema, c'è scritto torta, crema, sì, e crema, noci. Crema e noci. Volevo sentire appunto la consistenza. E io l'ho abbonato perché ho detto, vabbè, tanti mi mangio tutto, a me che me frega, pia quella. Però te l'assaggi tu, perché così mo voglio vedere, te voglio vedere l'assaggio in diretta, dai. Così, proprio guarda, ecco, col cucchiaino. Rompila a metà. Che tanto mi vedono, dai. Ecco, così. Te la rompo a metà. Ok. Vai. Pensi quello che penso io. Penso quello che pensi tu, però dai, assaggialo tu e mi dici, vediamo se è la stessa cosa che pensavamo, poi te l'assaggio pure io e vediamo se è la stessa cosa che pensavamo in due. Della faccia di Lorenzo c'è qualcosa che non quadra, qualquadra che non cosa. Famo così, guarda, ecco, tanto un attimo, tanto mi vedono, famo così. Allora, non è solamente una torta con crema e noci, c'è anche del caffè all'interno, l'avrei fatta un po' più morbida, sì, senza un po', sì, leggermente magari una crema un po' più liquida all'interno, in modo che poi in cottura, quando la vai a rompere, rimane comunque morbida e soffice. Un pan di Spagna un po' più morbido. Non so se è stata magari abbattuta e poi scongelata o qualcosa del genere. Potrebbe succedere, perché a volte lo fanno. Sei, torta da sei. Sufficienza, dai. Sei politico, come diciamo un'altra volta. Sei politico. Sei politico, dai. Sei politico. Cari ragazzi, siamo usciti, siamo andati a trovare il buon chef. Oggi la stiamo a fare in movimento. È la prima volta che facciamo una chiusura in movimento. Una chiusura in movimento? Non lo so, oggi ero combattuto, l'avete visto, insomma, non gli abbiamo lasciato l'adesivo. Perché ne abbiamo lasciato? Allora, dai. A livello di primi e secondi siamo stati bene, sicuramente l'oste ha fatto il suo, perché comunque era parte, certo, principale del locale. L'unica cosa, ragazzi, ecco, in Umbria, l'Umbria quasi in Toscana, non mi aspetto il salame ungherese come... Fermiamoci un attimo.
Ragazzi, siamo fermati perché in realtà abbiamo detto no, la famo in chiusura mentre camminiamo. Poi ci siamo resi conto che c'avevamo il fiatone perché che forse abbiamo mangiato troppo e purtroppo tra fumare e bere e mangiare e cosa c'è un pierfisico che fa queste cose. Quindi ci siamo fermati. Allora, dicevamo, siamo tra Umbria e Toscana, non mi aspetto il salame ungherese come antipasto. No. Anche se il rapporto qualità-prezzo, perché parliamo di 10 euro, quell'antipasto non era male. Soltanto abbiamo trovato un po' di commerciale nell'antipasto. Primi buonissimi, perché comunque c'era anche una storia dietro, soprattutto con i maltagliati, che erano una sorta di, cioè era strascinati, che noi pensavamo che fosse una pasta pugliese, però c'era una storia dietro molto bella, tra l'altro. Infatti sì, sì, sì. Per quello che riguarda i primi, io quando ci ho portato i primi ho detto a Lorenzo, ho detto guarda, oggi secondo me se lo sta straguadagnando l'adesivo. Però poi, come tante volte dico pure con Lia, stiamo con piede su e piede giù. Ed è proprio così poi alla fine, raga. Perché il discorso, ragazzi, è che nel complesso parliamo primi buoni, secondo buono, tradizione, l'ambiente carino, eccetera, eccetera. Ma sono piccoli dettagli che anche una trattoria o osteria dovrebbe comunque, certo, stare attenta. Guarda, l'altra volta visto a Preci, erano un po' di dettagli e io ho detto, infatti stiamo proprio sul senso, sulla sufficienza. Beh, eravamo al limite, eravamo, no? Al per limite. Carità. Qui c'è solo alcune cose, raga, e non ci siamo passato sopra. Cioè non c'è poi, su alcune cose non c'è. Quando tu mi porti quel parmigiano e il pecorino, erano tirati fuori dal surgelatore, erano ancora mezzi surgelati. No, beh, frigorifero, per carità. Frigorifero, vabbè. Prescindere che sia trattoria, osteria o ristorante o stellato, quello che sia, uno mi aspetto che sia apparecchiato. Dettagli, non dettagli, saremo cavoli, come si dice, ok, però va bene. Personale di sala non preparato, perché abbiamo fatto delle domande al personale di sala e non sapeva rispondere a che cos'erano i piatti. Va bene, ci può stare, non ci può stare, questo aiutateci anche voi, ma chiaramente secondo me se chiede un servizio va dato un, certo, servizio normale. Vino della casa buono, primi buoni, secondo buono, però tornando al discorso dolce, dolce, ragazzi, no, e alla fine sono quei dettagli che ci hanno fatto pensare che non era il caso, perché poi ok, il primo buono, secondo buono, però poi tutto il resto si può fare di meglio con tanto poco. È bravo, se può fare meglio, se può fare, peccato, perché poi è un posto carino, molto carino, con dei primi che fatti buoni, e soprattutto quella ricerca, a me mi ha impressionato tantissimo quella ricerca sulla la ricetta storica, lui preparatissimo, degli strascinati, eccetera eccetera. Cazzarola, bella cosa, bellissimo, perfetto. Secondo, fatto abbastanza bene, un pizzico sapido, forse un pizzico, però buono, polpettone buono. Poi non abbiamo assaggiato tutto il resto dei secondi e dei primi, però anche la preparazione del polpettone, se andiamo sul tecnico, quando ho servito, ho diviso il piatto che l'ho sporzionato in due, le due metà unite significa che è stato comunque scaldato o preparato in microonde o qualcosa del genere, perché eventualmente se era fatto sul forno era diverso. Certo. Piccole cose da migliorare, noi anche perché siamo del settore e quindi non vogliamo giudicare o puntare il dito verso nessuno, certo, assolutamente. Ma certo. Però basterebbe talmente poco per fare di meglio, per quello non ci siamo sentiti di lasciare l'adesivo. Ma certo, presumibilmente no, è un posto dove io, magari se capitiamo con le moto, ne va a fan giro, io arriverei lì, mi prenderei un antipasto e quel primo lì storico, quei strascinati, basta. Basta. Mezzo litro di vino, perché poi il vino della casa era buono. Certo. So già come andarlo a prendere quel locale, però se lo devo giudicare nel complesso, dall'antipasto alla fine, lasciargli adesivo, che per noi non è una cosa che lasciamo così a tutti il primo che capita. E stiamo a cercare un attimo, l'avevamo detto, regà, che volevamo essere un po' più cagazzi per lasciare adesivo. Oggi troppo, cioè se a Preci siamo arrivati sulla sufficienza e poi abbiamo risicato, ce l'abbiamo fatta. Ah, perché si sono salvati in zona Cesarini, sì, proprio ecco, all'ultimo. Loro ecco, salvati in carcio d'angolo, qui proprio allora stiamo, va bene, stiamo ma che hanno un sacco di cose ancora da migliorare. Dice che è da 12 anni, no, che ce l'hanno, sì, loro, però probabilmente vengono da altri mondi
non è detto che il locale debba essere stellato o chissà quale servizio, però ci sono dei canoni da rispettare, perché se uno paga un servizio... Le basi vanno rispettate. Le basi. Allora, noi come Gestase non ci sentiamo di non consigliarvelo, nel senso, se capita la città di Castello, ve volete mangiare un primo particolare storico, che veramente secondo me a Città di Castello, stavo di Montefalco, a Città di Castello lo fa solo lui, era pure buono. L'antipasto con 10 euro piate, l'antipasto che, oh, raga, come ha detto prima lui, il salame ungherese, anche no, non me lo mettere. Però per esempio quelle bruschette non erano manco male, a 10 euro non ci bella l'idea dell'Angus, barbare, raga, quindi no. Alla bella fine, l'idea dell'Angus, il vino buonissimo, lo ripeto. Alla fine c'è stava, piate l'antipasto, l'antipastino a 10 euro, quel primo della casa che era buono, col certo. Primo. Ma il resto, raga, vi consigliamo, lasciate stare. Fidatevi di Gestase, lasciate perdere, perché non è cosa, insomma. Dispiace poi perché ce l'hanno consigliato, quindi alla fine mi dispiace perché qualcuno che ce l'ha consigliato magari pensava fosse, però questo è, tutti diciamo, in Gestase, questo è, e noi siamo stati il più, credo, il più, più onesti, più onesti possibile più, penso anche educati possibile, per carità, anche perché tu hai scoperto, lo diciamo sta cosa, che lui è dello stesso paese, è dello stesso paese mio, abbiamo dei parenti quindi abbiamo comune. Fatto pure difficoltà perché toccavo dello stesso paese, cioè ci dispiace pure a volte, no? Guarda, io quando dico sto lavoro qui è difficile, ma qualcuno lo deve pur fare. Eppure queste cose qui sembra una cazzata, uno dice per cazzeggiare. Certo, ma... Eppure queste cose, perché poi quando devi andare a fare una critica su un posto e vedi come è successo oggi, che quello del locale, lo stesso paese suo, si sono messi a chiacchierare, eccetera, eccetera. A me dà un po' fastidio perché dopo sembra quasi che gli vuoi screditare il locale, però raga, se noi famo sta cosa, cioè la dobbiamo fare senza... non dobbiamo essere parte, ma... No, dobbiamo essere veri. E rimanere sul professionale, quindi non è cioè non deve entrare del sentimentale, esatto, o del personale. Esatto. E nel frattempo, raga, come al solito, noi vi ricordiamo di iscrivervi al canale, di lasciare un like per questo video e per tutti gli altri video. Mi raccomando, andateveli a guardare se ve li siete persi, quelli vecchi, andatevi a guardare tutti i video del canale, perché magari avete visto questo qui la prima volta che li vedete, andatevi a vedere tutti i video del canale, perché ce ne abbiamo un fottio ormai dopo un anno del canale. Ormai. Lasciate l'iscrizione se siete uno di quelli, perché io ve lo dico sempre, tu che te vedi tutti quanti i video del canale e se so 7 mesi che magari non ti sei ancora iscritto, vatti a iscrivere al canale. E soprattutto, ragazzi, se volete contenuti sempre migliori, se volete vedere posti sempre migliori, abbonatevi. A voi costa anche un caffè al mese, ragazzi. Esatto, anche perché come dico sempre, questo magna, raga, quindi per mantenerlo ci vogliono i soldi. Quest'altro beve. Questa io bevo, Elia tutto e due. Elia magna e beve. Quindi, raga, no, a parte gli scherzi, insomma, a noi ci fa piacere perché contribuite, insomma, alla crescita del canale. Noi nel frattempo da Città di Castello, dall'osteria o trattoria Il Grottino, vi salutiamo, anche lì oggi, perché noi oggi più che mai è con noi, perché sta qui a 100 metri, siamo venuti a fare la chiusura, ma sta qui a 100 metri che sta a montare lo stand, che stasera c'ha lo street food. Noi ci vediamo la prossima volta con Gestase. Mi raccomando, raga, come dico sempre, fate i bravi.